un ribadire se ce ne fosse la necessità, ma non lo credo, con lo statuto unitario tra il Trentino e l'Alto Adige. La seconda riflessione forte deve vertere sul tema della regione, sulle sue nuove competenze e sulla sua nuova strutturazione istituzionale. Il terzo tema, il rapporto con lo Stato, tra Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, due province e lo Stato, ma non solo, il rapporto tra questa nostra entità politico-istituzionale, l'Europa e forse anche il resto del mondo. L'importante è che appunto questo lavoro non sia confinato nei muri della consulta, ma che venga aperto alla partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini, perché l'autonomia è di tutti o non è.